Allora, eccoci, avevo parlato di questo compost, cosiddetto compost verde, che viene dagli scarti organici, viene da uno stabilimento a Siena. Questo lotto in realtà non ha tanta plastica, solo dei pezzettini qui e lì, ma davvero pochi, in confronto ad altre cose che ho visto. Ma potete vedere che nonostante abbia piovuto un bel po', è idrofobico, cioè l'acqua riesce a entrare solo mezzo millimetro, mezzo centimetro, scusate, e poi è completamente asciutto. Questa parte è fredda, ma è polverosa. Faccio vedere cos'è che deve avvenire per aggiustare questa situazione. Qui vediamo dei segni di decomposizione dove l'acqua si va a raccogliere. Se scavo, vedete che è umido molto più in fondo e ci sono segni di decomposizione fuggina. Vedete che l'acqua arriva molto più in fondo, è caldo ed è muffoso. Questo è quello che deve avvenire. I funghi devono entrare, portare con sé l'acqua giù, finire la decomposizione. Quando questo poi si raffredda è pronto. Un modo di accelerare questo processo è applicarlo sui letti, ok? Dove si può bagnare aumentando la propria superficie laterale. E questo processo può avvenire molto più velocemente, perché in questo momento il centro è completamente asciutto e completamente inattivo. Quindi quando avete un compost così, questa è la domanda che mi è sempre stata fatta, mi è stata fatta spesso, in posti dove è difficile procurarsi compost migliore di sta roba qua. Questo è quello che volete vedere. Quando lo andate a ricevere, volete aspettare che i funghi entrino sotto forma di muffe bianche, gialle, marroni, eccetera, che si scaldi di nuovo e lasciare che questo processo finisca. Ora lo potete fare nel cumulo, ma è molto più lenta come cosa, oppure potete lasciarlo avvenire dopo averlo applicato su una superficie più ampia, quindi sparpagliato in modo che la superficie laterale aumenti. Quello non è questo compost, questo non l'abbiamo ancora applicato, ma lo applicheremo in quel blocco di letti che vedete dietro la prima fila d'alberi.